scusami Rosa, cioè, posso intervenire? Sì, sì. Perché io sono abbastanza perplesso su questo discorso delle preferenze, cioè, secondo me è ottima la proposta del PD di garantire un maggioritario per la governabilità, perché altrimenti è un casino, perché di garantire comunque una quota, si è detto di tribuna o di proporzionale, perché credo che comunque le minoranze debbano avere, questo è un principio fondamentale della democrazia, anche in un sistema di bipolarismo perfetto, oltre ai due schieramenti, è indispensabile che le minoranze abbiano una voce. Però sul discorso delle preferenze, noi già abbiamo avuto il coraggio di affrontare questa logica con le primarie, di dare ai cittadini la possibilità di scegliere le nostre classi dirigenti. E anche lì credo che adesso Bersani e Renzi un bel po' di soldini li debbano mettere, no? Cioè, semmai si stabilisca un tetto di spesa, si controlli, si faccia qualcosa, però proprio in questo periodo in cui la gente dice la politica è una cosa autoreferenziale, la gente capisce di non avere nessuna voce in capitolo e effettivamente i partiti in questi anni hanno classi dirigenti sempre uguali, ingessate, perché comunque se non ci sono interventi dall'esterno ci sono logiche di potere interno, ci sono logiche per cui le classi dirigenti si mandano avanti da sole. Noi abbiamo avuto il coraggio, a differenza paradossalmente da Movimento 5 Stelle, Italia dei Valori, che non fanno scegliere le classi dirigenti, hanno dei leader massimi indiscutibili, nessuno può mettere in discussione. Noi abbiamo avuto questo coraggio di aprirci alle primarie. Sì, diamo la possibilità alla gente di scegliere, io la vedo così, ma ripeto, poi non sono contraria alle preferenze, perché il tetto c'è, ma non viene, c'è anche le regionali, c'è il tetto, ma quasi nessuno l'ha rispettato. Il tetto delle regionali parla di 46.000 euro, ma io ne conosco almeno 10 che l'hanno superato. E non solo negli altri partiti, perché 46.000 euro erano 3 spedizioni di posta, bastava vedere quante ne sono arrivati, ok? Perché? Perché dopo scatta quel meccanismo lì che adesso viene fuori in tutte le regioni. Tu sta zitto per i tuoi, io sto zitto per i miei, Tizio, Caio, Sempronio. Fare la campagna elettorale con la preferenza unica costa, e quello che non ha i soldi non esce, non ci guarda, è matematico. Parlavamo di prima della Lili Gruber, ecco, della Lili Gruber che è conosciuta. Parlavo con Gaiti, quello che dicevo io, che è un vecchio democristiano che conosco, che era in provincia, una brava persona assolutamente per bene, quello che conosce, e lui mi diceva sulle regionali a suo tempo, mi diceva: per uscire ai regionali ci vogliono 100.000 euro, Madonna, se non hai 100.000 euro non ti ci mettere neanche, ma figurati, ci vogliono, almeno che uno sia straconosciuto, ecco, se uno è molto conosciuto, oppure anche magari un leader del partito, adesso, se uno è un leader del partito anche a livello regionale, ok, è conosciuto, allora per carità, e quello io dico al netto di chi è conosciuto e al netto di chi ha un ruolo nel partito, non so, che ha un segretario regionale o che è un assessore regionale, allora è molto conosciuto, la gente lo identifica e lo vota, molte delle persone votano, capito? Io personalmente, però, ripeto, qui si tratta di opinioni. Per quanto riguarda le primarie, ti do ragione, ma le primarie, la gente, se tu gli dici vota Renzi o Bersani o la Puppato, ma la gente chi è Renzi e chi è Bersani lo sa, hai capito? Se tu gli dici invece vota Mario Rossi e Giovanni Verdi, lo conosciamo noi, ma la gente, cioè, tant'è che anche il partito adesso, e secondo me giustamente, vuole togliere le primarie per il segretario provinciale. Secondo me ha ragione, perché chi li conosce? Le persone li conosciamo solo noi all'interno. Se tu lo leghi a una primaria nazionale, no? Allora tu dici,
quell'anno lì facciamo la primaria nazionale insieme alla primaria nazionale, come è stato per noi l'ultima segreteria provinciale, allora vabbè, ancora. Ma se tu non hai la primaria nazionale e metti due o tre nomi di candidati alla segreteria provinciale, è difficile, o vanno solo gli iscritti, ma anche gli iscritti, io mi ricordo uno che mi ha detto, ah, Madonna, ma che candidato Riva, e dico, perché non ti vuoi, Madonna avrà 70 anni, ma no, poi arriva lì, poi ho capito, è una bravissima persona, di un'altra non è Riva, è Riva, che dici tu, Carlo, questo è Riva Gabriele, ah, va bene, no, è giovane, ah, va bene, ma perché, dicevo, no, io niente a dire sulla persona, però, dice, era, mi parla un po' troppo sul dettaglio, ho capito che Riva intendeva che non c'entrava, ecco, questo per dirvi, ecco. Quindi io, però, ripeto, qui sono certo, le preferenze, però, le preferenze sulle persone sconosciute, ripeto, o a meno che ci sia soldi o la logica di corrente, ecco, allora una corrente sostiene un candidato, allora quel candidato lì va, ecco, cioè questo è un po'... La corrente perché c'è mobilitazione. Ecco, perché uno poi all'interno del suo partito c'ha il candidato di corrente e allora tutta quella corrente lì si muove e sostiene, ecco, in quel senso lì, ripeto, però questi sono solo più, questa è la mia opinione, però... Come del PD, l'opinione del PD, mi pare. Ecco, io su questo condivido assolutamente la... Ma cioè, a me spiace non condividere. Ecco, no, no, ma... Il bello del PD è questo, è che ognuno liberamente esprime. E quindi a me interessa di più, mi interessano le preferenze, ma mi interessa anche il discorso della, soprattutto della governabilità col premio all'alleanza e non al primo partito, ecco, cioè se devo decidere metto prima la questione e poi la questione delle preferenze, ecco, poi ripeto, io la posizione del PD la condivido, ecco, la condivido pienamente per quel problema lì, perché la gente, certo, la gente penso si senta presa in giro, ma prima di tutto si sente presa in giro dal fatto che c'è purtroppo una classe dirigente che nella sua, non dico maggioranza, però un numero significativo ha tradito il mandato. Ha tradito il mandato più o meno. Poi non si rinnova. Guardate che teniamo presente che alla regione Lazio, questi che sono stati eletti con le preferenze, tutti, perché al regionale viene eletto con le preferenze. Sono tutti sotto i 40 anni, no? Sì, tutti, perché hanno 35, il più vecchio ne ha 41, il rinnovamento. 41, gli altri ne ha, uno ne ha 36, uno ne ha 29, uno ne ha, con questo per carità non c'è da generalizzare, però io penso che la cosa che fa più arrabbiare giustamente i cittadini italiani è che hanno dato mandato a una classe politica di governare, che questa classe politica, ripeto, non tutti, ma ha tradito il mandato e non l'ha svolto con onore e disciplina come perché vedere, vi assicuro che vedere quelle immagini di queste persone con la testa di maiale mi si stringe qua, perché dico, cioè, io penso anche ai miei ragazzi a scuola. Cioè penso alle nuove generazioni, il danno che stiamo facendo a questi, cioè i ragazzi, io li ho dai 16 ai 19 perché li ho terza, quarta e quarta. Non di parlare di politica. Di vedere il Satir con dei figlini, così vedono le altre fratelle. Il maiale, cioè, quello è, perché vedo che comincia a passare di moda anche la Lega, non vedo più sugli zaini questo gita, non dico niente, però dico, ma sta passando di moda, perché Bossi. Non li vedo più, viva Lega, viva Bossi, ma dico, ma vedo altre scritte sugli zaini, dico, ma mi pare stia passando un po'. C'è uno stamattina che è dalla Lega, gli altri dicono, prof, lo deve capire, è dalla Lega. E dico, ma così sì, ti sono vicino in questo momento. Però caro un po' per uno, adesso fate un po' voi di deserto, non l'abbiamo fatto abbastanza. Però, quindi, i ragazzi dicono, però, prof, i politici sono tutti corrotti, ecco.
in prospettiva, ecco, è questo che mi dispiace, che, perché loro sono il futuro, quindi meglio che critichino piuttosto che si disinteressino, certo. Ecco, perché questa è un po' la preoccupazione che io ho. Ecco. Ma cos'è che potrebbe garantire la stabilità di un'alleanza dopo nei 5 anni di governo? Ecco, bravo. Ci sono delle regole che... Ecco, questo dunque, Bersani ha proposto agli altri partiti che dovranno sottoscrivere un patto per cui le decisioni poi verranno prese, si farà l'alleanza su un programma e quello verrà sottoscritto. Un programma però chiaro, non un programma generale generico, cioè dire sulla TAV sì no, nucleare sì no, cioè chiaro, la legge delle pensioni sì alla legge di Monti o no, oppure correzioni in questo senso, in modo che non affermazioni di principio su cui se. E poi sottoscriveranno anche il voto a maggioranza, cioè i 5-6 capigruppo dei diversi partiti si trovano, votano e o trovano all'unanimità o a maggioranza e gli altri si adeguano, se no non possono fare, non c'è l'alleanza. La maggioranza senza peso. Maggioranza senza peso all'interno della sì, 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 in quel senso lì perché dicono no, giustamente qual è lo spauracchio che noi abbiamo. Ecco, fermo restante. È stato che se poi c'è una forza incosciente che dice vabbè questo è quello che abbiamo sottoscritto, noi ce ne freghiamo, lo stracciamo, purtroppo non ci puoi fare niente, ti mandano a casa. Si spera che siano persone quantomeno per bene, perché l'incubo qual è? È il famoso il governo Prodi, l'unione, vi ricordate? Sì, ecco. L'incubo è quello lì, allora si dice, si firma un patto tra gentiluomini, parità nel senso di dire siamo lì perché tanto per mandarti a casa, è abbastanza che un gruppo, cioè se vi ricordate Prodi l'ha mandato a casa la terra, c'è un'inchiesta perché lui ha pagato. Quindi basta il partitino del 6-7% che ti manda a casa. Quindi da una parte si dice stiamo tutti sullo stesso piano, però chi non condivide quel progetto lì, siccome l'ha sottoscritto, accetta. Una volta bevo io, una volta beve lei, no. Questo è un po' il problema della sinistra, che noi siamo in 5, siamo 6 teste. 5, siamo 6 teste, perché sono 6, no? Perché io mi ricordo anche qua a Bergamo, quando governammo con Bruni, allora c'era ancora DS, i primi due anni, vi ricordate? C'era ancora un DS e Margherita. Quante volte abbiamo dovuto fare un passo indietro noi, DS e Margherita, e Bruni ci diceva. Vi faccio appello al vostro senso di responsabilità perché soprattutto l'estrema sinistra cominciava a dire ah no, se questa cosa non passa, mi ricordo quel bilancio partecipato lì mi è uscito dalle orecchie perché non c'è niente da fare, bilancio partecipato per decidere cosa fare in tre stanze e non abbiamo dovuto cedere noi. Perché altrimenti talora ti mandavano a casa. Il paradosso della coalizione è giusto appunto quello. Se però tu come PD rappresenti il 25%, a me sinceramente non mi sembra una grande geniata andare a dire che in un tavolo vale la testa. Sì, ma sai qual è il problema? A mio modo di vedere. Sì, però sai qual è il problema? No, lì è una, come dire, una regola che non è scritta, sì. Non è. Però sai qual è il problema? Che tu eri intorno a un tavolo, la Margherita e i DS insieme avevano, rispetto alla coalizione, i tre quarti dei voti. Cioè? Ma loro ti dicono, ma me ne frega, io voto contro.